L'inaugurazione della mostra nella Biblioteca Universitaria di Santa Maria delle Grazie prosegue e conclude le iniziative che sono state organizzate per l'apertura dell'archivio Savonuzzi, che è stato donato all'Università di Ferrara al Dipartimento di Architettura e che ha coinvolto in questi mesi diversi momenti sia di presentazione che di mostra ed esposizione di parte dei progetti di Savonuzzi e che si è anche arricchito di un momento molto interessante realizzato con laboratori didattici che hanno coinvolto ragazzi di due diversi istituti della città, l'Istituto Comprensivo Alda Costa con una classe terza media della scuola Boiardo e una classe terza superiore dell'Istituto Einaudi che invece studia grafica e ha lavorato insieme ai ragazzi più piccoli in laboratori che a partire dai disegni d'architettura di Carlo Savonuzzi hanno reinterpretato con la loro fantasia e la loro abilità in elaborati molto belli che sono esposti appunto in questa biblioteca insieme ai pannelli che già hanno costituito le prime mostre realizzate alla fine di ottobre in diverse sedi della città.